Ciao a tutti, sono Marco Baldassari, cofondatore del marchio Eleventy, un marchio 100% made in Italy. Il nostro brand nasce nel 2007 in un momento in cui la moda era fatta principalmente da loghi, da scritte. Noi che nasciamo come uomini prodotto, uomini del mercato, uomini che stanno a contatto del cliente, abbiamo avuto la sensazione di fare un marchio che fosse basato su valori di qualità, su valori dove il prodotto doveva essere l'attore principale. In questa occasione presentiamo la collezione Fall Winter 19, una collezione ispirata a un'immagine di un uomo moderno, dove c'è un equilibrio fra quello che è uno stile formale e uno stile più disinvolto. L'uomo moderno oggi è un uomo che esce la mattina presto e non sa quando rientra la sera, ha bisogno di avere un look che sia elegante, confortevole e adeguato a più situazioni, quindi dal lavoro al tempo libero. Qui vi presento quattro outfit che riprendono l'ispirazione di una parte di collezione che abbiamo denominato London Calling. London Calling significa ispirazione da un mondo britannico dove abbiamo preso materiali come il velluto, che rappresenta un outfit intero, ma interpretato in una chiave moderna. Secondo me un bel contrasto tipico del mondo Eleven. Ogni stagione si riparte da zero. Questo per rispondere alla prima domanda, che è da dove nascono ovviamente le ispirazioni, da dove si parte per una collezione. Quindi osservare è la parola principale, capire il consumatore, da lì nasce un progetto, quindi dice bene, questa stagione siamo ispirati al mondo dello sport, perfetto, e da lì inizia tutto uno studio di ricerca che deve essere poi ovviamente allineato alla filosofia del brand, quindi lo sport secondo Eleventy, quindi uno sport che deve essere raffinato, uno sport che deve diventare parte del guardaroba formale del nostro cliente, e da lì iniziamo a fare uno studio ripercorrendo magari dagli anni 50, agli anni 60, agli anni 70, perché la moda è ciclica, e andiamo a intercettare quelli che secondo noi sono i capi più importanti e le reinterpretiamo secondo le nostre logiche. Quindi le ragazze iniziano a fare dei bozzetti, iniziano a fare delle proposte, dei disegni, e da lì iniziamo a fare le prime scelte, questo sì, questo no, e una volta che abbiamo intercettato i modelli che riteniamo essere approvati, diamo ai nostri laboratori i disegni, attribuiamo dei tessuti che riteniamo corretti per quel tipo di stile e partiamo con la fase della prototipia. Quindi si inizia a fare il primo prototipo, il prototipo viene sviluppato dal nostro partner produttivo, lo analizziamo, lo proviamo, lo vediamo e inizia la fase di sdifettamento, quindi ogni capo viene visto, sdifettato, laddove non ci piace interveniamo con delle modifiche, ed è questo il processo di come si inizia a fare una collezione.